Ci sono, onorevoli colleghi, due mondi. C'è l'Europa e c'è l'Italia. L'Europa ha misure diverse e non ha stato di emergenza. Anche le misure di cui si è appena parlato per la Francia non comportano quello che all'evidenza di... Virologi radicali come Grisanti e Galli indica l'assurdità dell'obbligo se intorno non c'è nessuno. Un virologo ancora più sensibile come Guido Silvestri scrive obbligare l'uso delle mascherine all'aperto a tutti e senza riguardo per la distanza interpersonale è scientificamente parlando una completa idiozia. E, a tutti, e tutti quelli che capiscono un briciolo di epidemiologia e virologia lo sanno benissimo. Aggiungo che il Tar di Strasburgo ha annullato un decreto del prefetto che imponeva la mascherina in qualunque momento di giorno e anche da soli. Io ho provveduto con il Codacons a fare un, altro, un analogo intervento presso il Tar. Ma l'idea generale di questa situazione di pandemia è contrastata dal fatto che il 95% dei positivi sono asintomatici e siamo quindi in una situazione particolarmente favorevole non certo per il modello italiano perché in Svezia non è stato adottato e abbiamo meno morti in Albania, ho parlato ieri col Premier di Rama non si parla in nessun modo per non creare allarme sociale quello di cui parla oggi Vargas Llosa quello per cui una cameriera macedone con molta intelligenza Ieri mi ha detto che chi ha il virus se la cava bene e chi non ce l'ha che se la cava male. Il resto dell'umanità, quel 95% che non ha nessun sintomo. Allora, da questo punto di vista, io credo che siamo arrivati a un paradosso di limitazione della libertà a cui spero che il TAR dia una misura. Ma l'idea che la prevenzione sia il nome che si dà alla repressione e all'idiozia e alla minaccia dei nuovi provvedimenti è tutta delle parole del segretario del PD Zingaretti, che ha detto toglieremo dalla vita sociale coloro che sono positivi. E com'è possibile che un malato non stia nella vita sociale quando guarisce dopo dieci giorni? Quale misura repressiva, fascista, intollerabile viene adattata, adottata da questa gente, a partire dal bravissimo e divertente Presidente De Luca a quelli che lo imitano? Ma perché? Perché non c'è in Albania, perché non c'è in Svezia, perché non c'è in Francia, perché non c'è in Germania, perché c'è solo qua lo stato d'emergenza? Che Europa è la nostra? In nome di chi parliamo? Di quale modello europeo? Non potete parlare dell'Europa, dovete parlare di un'Italia ristretta, chiusa e fascista, in cui chi è malato deve essere cacciato e andiamo a cercarli malati, non loro cercano lo Stato. Non si cercano tutti i malati di epatite C o tutti i malati di altre più gravi malattie. Questa, come prova il sottosegretario vice-ministro Sileri, è una malattia di cui si guarisce e si è in ottima forma. Non è necessariamente una malattia mortale. Occorre individuare i rischi reali e non esagerarli con una psicosi collettiva che impone agli italiani la paura di camminare da soli in un bosco. C'è qualcosa di folle. Perfino L'onorevole Aprea è preoccupata per Trump come se fosse grottesco che Trump si ammali. E si è ammalato e guarirà, è guarito Berlusconi, è guarito Briatore, tutti quelli che avrei voluto vedere forse morti per dire vedi cosa fa il coronavirus sono guariti. Allora di cosa stiamo parlando? Di una malattia certamente grave per cui le misure prese non sono state necessarie perché non hanno salvaguardato gli italiani più che non gli svedesi o i giapponesi. Siamo i più bravi di tutti a inventare soluzioni ridicole e intimidatorie, repressive e fasciste? Vogliamo che il malato sia fuori dalla vita sociale, questo è intollerabile, Grazie, è antidemocratico, è una follia. Grazie. Grazie. Onorevole Fornaro, prego.